Buonasera a tutti, Presidente Truglia, allenatore del Nuova Valle, Presidente è Presidente Novalle. del Nuova Valle, se ci dice come ha visto questa partita. Guardi, noi stiamo facendo un torneo quest'anno alla rincorsa, nel senso che abbiamo avuto parecchi problemi, anche dal punto di vista arbitrale. Io ho già fatto parecchie rimostranze anche alla Lega, dicendo il fatto che ci vogliono ragazzi quantomeno motivati, perché purtroppo si lasciano un pochino andare, nel senso che parecchie sviste le lasciano anche passare volutamente e questa è una cosa che dà fastidio. La partita è andata, diciamo, discretamente, siamo stati ultimamente proprio quella svista che poi il rigore, non so se c'era il rigore, non l'ho visto bene. Comunque l'ultima svista, altrimenti un pareggio per me era più che sufficiente, andava benissimo, andava, secondo La me. partita è stata Sì, abbastanza abbastanza regolare, equilibrata, equilibrata, comunque avete sì. fatto, non sono state tante azioni nel primo tempo, cioè è stata abbastanza Abbiamo. equilibrata. Esatto. A parte il fatto che mancavano già oltre metà squadra tra ammalati, insomma, anche qualche squalifica pure, però ci viene di massima, cerchiamo di difenderci per quanto è possibile. L'unico rammarico, ripeto, è il fatto degli arbitri e dell'arbitraggio che non mi sta assolutamente bene, guarda. Purtroppo lo devo ribadire. Mister Riga, buonasera. Finalmente questa bussola si incomincia a far quadrare i conti e sta facendo piccoli miglioramenti. Che cosa ne pensa? Sì, sicuramente raggiungiamo una posizione di classifica che è, come dire, meno pericolosa di quella che era fino a due partite fa. È stata una partita non facile, condizionata un po' da un vento trasversale che ha impedito quasi di giocare nel primo tempo, soprattutto alla squadra a pallone. Nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo. C'è da fare comunque i complimenti al Valle che pure in una formazione, come dire, un po' rimaneggiata. Ha fatto una buona partita in fase di contenimento, impedendoci di fare gioco con la palla a terra e quindi mettendoci in difficoltà con un po' di gioco proprio agonistico, non cattivo, ma agonistico quello che serviva. Per fortuna nel secondo tempo poi siamo riusciti a ritrovare serenità ed equilibri, abbiamo giocato un po' con più palla a terra e finalmente i risultati si sono visti. Sono venuti due gol, uno sul calcio di rigore e il primo su azione. E a seguito di azioni proprio giocate bene dalla squadra, di belle azioni, concluse positivamente per fortuna.